ovviamente a premiare il concorso delle vetrine, a dire innanzitutto che questa proposta nata con questa da questa collaborazione ormai da diversi anni con Unione del Commercio ha prodotto turismo della provincia, ha prodotto tantissimi risultati, in particolare in questo caso abbiamo avuto 31 iscritti a questo concorso di vetrine molto belle, molto interessanti. Oggi andiamo a premiare le tre che sono state giudicate le migliori di questa edizione da un concorso formato da giornalisti a livello provinciale. Allora, sono qui con me, mi assistono in questo compito Sergio Damiani, che fa parte del Consiglio dell'Unione Commercio e Presidente di Sofidi, dico bene Sergio, e poi il dottor Luca Borzi, che pregherei di avvicinarsi proprio per questa premiazione. Come in tutte le premiazioni, partiamo dal terzo classificato. Il terzo classificato è il negozio di calzature Le Piccole Orme di Lucia Moranduzzo. Si avvicina Lucia a ritirare il premio. Ecco, terzo classificato, con, dite il vostro nome. Con Giulia e Chiara, ecco, perfetto. Grazie Lucia anche per l'impegno che ci avete messo. Secondo classificato è il panificio e pasticceria Antico Forno di Graziano Andreoli, eccolo qua che si avvicina, complimenti. Premia sempre Sergio Damiani, secondo classificato. Grazie. Grazie mille anche della collaborazione. E ora signori, il momento del primo classificato che verrà premiato direttamente dal sindaco di Tirano. Parliamo del negozio Orologeria Panizza ed è qui con noi Laura Panizza a ritirare il premio. Laura, complimenti vivissimi, avete fatto un lavoro egregio, c'è tanto lavoro e tanto impegno. Ecco, Laura è accompagnata dallo zio, Bombardieri di nome... Erberto, non me lo ricorderò mai, anche a lei i più vivi complimenti. Eccoci qua e grazie veramente di cuore.